Giotto è conosciuto come uno dei più grandi pittori italiani, ma fu anche un valido architetto. È suo il campanile del Duomo di Firenze. Per dimostrare a Papa Benedetto XI la sua abilità come artista, si dice che disegnò con un solo tocco di pennello un cerchio perfetto, senza l'aiuto di alcuno strumento, ma forse è una leggenda. Mentre era a scuola da Cimabue, un giorno, per gioco, disegnò una mosca su di una tela, con tanta cura da sembrare reale. Il suo maestro provò inutilmente a scacciarla, prima di accorgersi che l'insetto era solo dipinto. Ma prendete questi fatti con le dovute cautele, perché il cerchio perfetto, così come il fatto che Giotto fu allievo di Cimabue, molto probabilmente sono solo leggende. Giotto è famoso per aver introdotto la prospettiva nell'arte medievale. Era una prospettiva ancora grezza, detta a spina di pesce, in cui le linee di fuga non convergono su un unico punto, ma su vari punti disposti lungo un asse. Con l'introduzione della prospettiva nelle sue opere, Giotto supera la bidimensionalità dell'arte bizantina per ottenere forme d'arte più vicine alla realtà. Tra le opere più note di Giotto vi sono il Crocifisso di Santa Maria Novella a Firenze e il ciclo di affreschi nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Un'altra delle sue opere più note, il ciclo delle storie di San Francesco nella Basilica di Assisi, secondo alcuni studiosi pare non essere del tutto opera dell'artista toscano. Giotto trascorse la sua vita nelle più note città italiane, Firenze, Assisi, Padova, Roma, Napoli, Bologna e Milano. La fama di Giotto va al di là della sfera terrestre. A lui sono stati intitolati un cratere sulla superficie di Mercurio e un asteroide, il 7367 Giotto.